Alessandro Vicinanza ha condiviso con i fan il suo nuovo look, ha infatti tolti l'apparecchio ai denti ed è diversissimo. L'ex cavaliere ha infatti raggiunto il successo proprio grazie al dating show di Maria De Filippi, che gli ha dato appunto l'opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico italiano. Nel corso degli anni, ha avviato diverse conoscenze, tra cui quella con Ida Platano. Proprio con lei c'è infatti stata una storia d'amore che è però volta al termine, e dopo la quale entrambi sono tornati in trasmissione per cercare di incontrare la propria anima gemella. Alessandro ci è riuscito in pieno, dato che si è innamorato di Roberta di Padua, con cui ha oggi una relazione fatta di complicità e amore. Ad attirare l'attenzione è stato un video che ha postato Vicinanza sui suoi profili social, dopo Uomini e Donne è diversissimo. Alessandro Vicinanza oggi, come è diventato senza apparecchio appunto il cavaliere è entrato nello studio di Uomini e Donne per incontrare la sua donna ideale, e questo è accaduto con la bellissima Roberta. I due condividono spesso sui social scatti della loro storia e della loro quotidianità, tanto da aver appassionato migliaia di persone. Di recente, l'ex dama ha anche festeggiato il suo compleanno in compagnia di suo figlio di Vicinanza, e i tre hanno messo in evidenza la loro grande unione. Nel frattempo, lui ha appena confessato di aver cambiato look all'improvviso e a molti fan non è sfuggito un dettaglio. Finalmente oggi ho tolto l'apparecchio, ha infatti detto Alessandro, l'ortodonzia va fatta, vedete come sono dritti. Grazie al mio dottore. Poi ha parlato di come si siano alzate le temperature, che sono arrivate a ben 40 gradi, e ha chiesto ai followers come fosse il tempo dalle loro parti. Numerosi sono quindi stati i messaggi scritti dai fan, che hanno fatto presente il grande cambiamento che c'è stato nell'ex cavaliere. Adesso la sua dentatura è perfetta, e lui è apparso in ottima forma, dando così dimostrazione di quanto la salute dei denti sia fondamentale per tutti. Nel frattempo, sta crescendo sempre di più l'attesa per quello che succederà nella prossima edizione di Uomini e Donne. Alessandro e Roberta saranno ovviamente assenti in studio, ma i fan si sono già detti nostalgici e hanno ammesso che sentiranno molto la loro mancanza. Il famoso programma avrà però di certo in serbo per tutti numerose altre sorprese.